Perché sei a Craft Beer? Perché è un momento di crescita personale, è un corso di aggiornamento. Ma voi siete un birrificio, quindi? Sì, il birrificio World di Cassina e Pecchi, qua in provincia di Milano. Da quanti anni siete aperti? Dal 2017, sono 2 anni. E che tipo di produzione avete? Noi facciamo sia alta che bassa fermentazione. Generalmente io sono studente VLB, quindi ho la mia teoria è su base tedesca, però ho fatto un anno di lavoro di esperienza in Inghilterra, quindi in realtà stiamo mescolando un po' il mondo anglosassone e americano col mondo tedesco. Com'è il trend nel mondo della birra artigianale secondo te? Noi raddoppiamo tutti gli anni la produzione, quindi dal mio personale punto di vista noi stiamo crescendo tantissimo, poi magari ci fermeremo, spero di no. Questo no. Mentre, che cosa ne pensi di Craft Beer dal giro che hai fatto? È molto interessante, io c'ero anche l'anno scorso e devo dire che è molto interessante perché è molto settorializzato e quindi da una prospettiva un po' più tecnica sul mondo birra, quindi non è il classico festival dove si beve o si vede il birrificio o la cosa, ma si va a parlare con chi produce tecnica e tecnologia. Quindi è un momento di formazione e di informazione? Sì, per me è un momento di formazione, perché questo io vengo per fare formazione, cioè io sono stato relatore al Brau Beviale a Norimberga con VLB l'anno scorso e non ho fatto niente a livello formativo per nessuno, abbiamo presentato il nostro birrificio, però comunque questo per l'Italia è una crescita perché non esisteva una cosa così in Italia, quindi secondo me va solo bene ed è solo un bel andare per il futuro. Senti, hai avuto modo di presenziare a qualche conferenza, a qualche forum che c'è stato oggi? Inizio con l'una, perché sono arrivato per seguire le conferenze che mi interessano, che inizia all'1:30 con un relatore del VLB poi. Grazie mille Davide, buon lavoro. Grazie a te, arrivederci.